Come voi sicuramente sapete, la maggioranza ha detto no alla proposta che avevamo fatto in questa commissione di mettere come priorità la discussione del coronavirus, ma la maggioranza ha detto che il Green Deal non può aspettare. Io le chiedo, non crede che forse quelli che non possono aspettare sono quelli che oggi sono attaccati ai respiratori? Lo dico perché secondo me è una totale follia, vorrei sapere la sua opinione. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale si prevede una caduta del PIL per l'Eurozona del 7,5% e per il mio paese, per esempio, del 9,1%. Secondo l'Organizzazione Mondiale del Lavoro si prevedono 25 milioni di disoccupati nel mondo, con risultati peggiori alla crisi economica del 2008. E voi di fronte a questo volete veramente discutere del Green Deal? Cioè, noi oggi abbiamo le aziende chiuse e dobbiamo aiutarle a riaprire, non dobbiamo dirgli che non devono però utilizzare i bicchieri di plastica, cioè azienda chiusa uguale inquinamento zero. Seguendo le tappe decise dalla Commissione europea, a settembre sarà presentata la valutazione di impatto del Climate Law, che inoltre definirà se entro il 2030 dovremo tagliare del 50 o del 55% le emissioni rispetto ai livelli del 1990. Allora, io mi chiedo, avete fatto i conti con gli impatti macroeconomici della pandemia o no? O semplicemente avete in mente di sottovalutare tutto come se il coronavirus non avesse alcun impatto? Non sarebbe il caso di ritardare la valutazione di almeno un anno in base ai nuovi dati? Segnalo, dato che lei, signor Timmermans, parlava di solidarietà, che non abbiamo visto molto solidarietà da parte dei paesi europei. Deve sapere che, per esempio, ci sono stati paesi, se non se n'è accorto, che hanno addirittura bloccato le forniture di materiale medico-sanitario per i paesi che ne avevano più necessità. E inoltre, chiudo, ho letto un'intervista, signor Timmermans, in cui lei sprona l'Italia ad accettare al MES, almeno per le spese sanitarie. Beh, allora, guardi, caro vicepresidente, l'Italia non vuole e non deve accettare il cappio del MES. Noi poi in generale abbiamo bisogno di nuovi modelli economici per ripartire, non si va avanti con i vecchi schemi e con l'assurda propaganda ambientalista che già aveva poco senso prima del coronavirus, figuriamoci adesso. Grazie.